Fa Massimiliano Atelli, che è presidente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Noi oggi abbiamo parlato anche di verde pubblico nelle aree urbane e quindi, come dire, il ruolo veramente trasversale in quanto fornitore di servizi ecosistemici che il verde pubblico fa. Quindi sono veramente contento che tu possa in qualche modo tirare le fila di questo discorso, che è un discorso squisitamente trasversale. Prego. Grazie a Ispra per avermi coinvolto nella discussione di stamattina. Chiedo scusa a tutti per essere arrivato largamente dopo il momento nel quale era previsto il mio intervento e mi rammarico tra l'altro di non aver quindi potuto ascoltare una parte della discussione di questa mattina. Però sono allo stesso tempo contento di non far mancare la voce del comitato che mi onoro di rappresentare, che si occupa di verde pubblico in base ad una legge ad hoc che è stata adottata dal precedente Parlamento, che sta raggiungendo, lo farà nella primavera del prossimo anno, il quinto anno di vita e quindi di ricerca di uno stato di applicazione adeguato alla sfida che sottintende. Le città sono nate per farci vivere le persone. Non sono nate per caso e adesso noi siamo di fronte ad un passaggio estremamente cruciale, perché si è enormemente diffusa la consapevolezza di alcuni dati che finora erano stati elementi allo stato fluido, cioè non principi acquisiti. Alcune cose adesso sono invece assolutamente chiare. È un dato di fatto acquisito che la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, che la scommessa sulla qualità della vita si combatte e si deve vincere anzitutto, conseguentemente, nelle città, che l'alternativa è, dato che le città sono nate per farci vivere le persone, tra un vivere qualunque, rassegnarsi ad un vivere qualunque, o invece provare a viverci come è giusto che ci si viva, e quindi con un livello di qualità che sia adeguato a quella che noi consideriamo, diciamo, un valore fondante della nostra constituency, per così dire, cioè la dignità della persona umana, quello che è lecito che una persona si aspetti nel contesto nel quale ha scelto di vivere, fermo restando che non sempre questa è una scelta totalmente libera, anzi forse lo è raramente. Però è un dato di fatto che le città sono nate per farci vivere le persone, quindi questo chiama alla responsabilità chi deve compiere le scelte, anzitutto pubbliche, la politica, le istituzioni, anche gli organi tecnici, in qualche modo li mette davanti alle loro responsabilità, perché tutto si concentra su questo punto: quale livello di qualità dare alle persone che vivono nei luoghi nati per farci vivere le persone, cioè le città. Il punto politico alla fine è questo, molto semplice. Per stabilire fondamentalmente qual è il livello adeguato di qualità della vita da rendere disponibile nelle città, noi abbiamo bisogno di darci degli indicatori e di applicarli, perché dobbiamo in qualche modo quantificare questo livello di qualità della vita e dobbiamo quantificare quanto siamo distanti da quel livello di qualità della vita che riteniamo quello accettabile, quello adeguato, quello giusto. Questo è il punto vero. Allora, è evidente che un rapporto come quello di ISPRA, giunto alla 13ª edizione, tocca due nodi che sono centrali nell'ambito di questo discorso così basico, così, se volete, elementare. Il tema di fondo della qualità dell'ambiente urbano è il tema che ha una fortissima incidenza della mobilità all'interno dell'ambiente urbano. E guardate che all'interno di questi due piani convergenti, dove l'aspetto della mobilità è una parte del tutto, ma una parte molto rilevante, lo diceva benissimo il commissario straordinario dell'ARPA Campania, la qualità dell'aria è fatta per molta parte di tubi di scappamento delle automobili, di camini delle caldaie, in negativo, ma poi in positivo è fatta anche ad esempio di verde.
cioè di quel verde che è nella missione del Comitato, che è nell'obiettivo centrale della legge che ha creato questo Comitato e che è al centro della nostra azione. E qualche volta, in modo persino imprevedibile o, se volete, paradossale, i due temi finiscono per l'incrociarsi, perché è vero che c'è un'altissima domanda di verde, una crescente, direi, domanda di verde nelle città, perché in tanti hanno capito che le due cose sono intimamente collegate. E per la verità lo ha capito anche il settore produttivo, per cui ritroviamo un riflesso di questa consapevolezza acquisita persino nelle pubblicità immobiliari degli edifici costruiti con criteri più moderni, in cui si dice questo appartamento è più appetibile e quindi costa anche un po' di più perché c'è una componente di verde aggiuntiva che lo rende più attrattivo, perché è un immobile nel quale si vivrà meglio, cioè si avrà una migliore qualità della vita. E quindi è molto importante, mi riallaccio in qualche modo a quello che diceva Sorvino, anche il tema della comunicazione oltre che della conoscenza, perché in tanti hanno capito questo, ma non ancora tutti hanno capito questo. Noi abbiamo avuto un caso assolutamente emblematico su un grande giornale a tiratura nazionale, nella cronaca locale, che è la cronaca di questa città, in cui un ex albero, cioè un albero diventato ceppaia, ovviamente, diciamo, non assolveva più la funzione di albero, perché era diventata un'altra cosa, e allo stesso tempo non aveva nemmeno liberato spazio per consentire il parcheggio di un'automobile in più. Si era creata una situazione del tutto paradossale che ha spinto una lettrice di questo grande giornale a scrivere per protesta alla posta del direttore, chiedendo non che venisse ripiantato l'albero, ma che venisse tolta la ceppaia per poterci parcheggiare la macchina. Quindi questo, secondo me, fotografa bene il fatto che bisogna conoscere, bisogna comunicare, perché non ci si può accontentare che in tanti abbiano capito, bisogna che abbiano capito tutti. E la scommessa è questa. La signora non aveva capito, chiedendo esattamente l'opposto di quello che in ambiente urbano va domandato. Noi dobbiamo raggiungere anche quella signora e le signore che la pensano come lei. Questa è, secondo me, la missione delle istituzioni, del Ministero, di ISPRA, del sistema delle ARPA, e per fare questo ci serve una base dati di qualità e aggiornata come quella che ISPRA, che è espressione del mondo della ricerca, ma allo stesso tempo è anche espressione sul campo del mondo di chi fa controllo e vigilanza, riesce a metterci a disposizione, e credo che di questo dobbiamo ringraziare dal Presidente Laporta all'ultimo dei dipendenti di ISPRA, perché per poter definire politiche di elevazione della qualità dell'ambiente urbano e per poterle riorientare ogni volta che sorge un fattore nuovo che ci costringe al cambiamento, noi abbiamo bisogno di base dati del livello di qualità che ISPRA riesce a metterci a disposizione. Grazie a tutti, grazie ISPRA.